Radio Monte Go Web. Storie e persone della nostra terra a cura del Centro Studi Monte Cosaresi e del Centro Studi Civitanovesi. Buonasera amici di Radio Monte Co Web, eccoci qua, siamo di nuovo a venerdì e ormai al consueto appuntamento con i Centri Studi Monte Cosaresi e di Civitanova, che ci siamo detti di darci appuntamento ogni 15 giorni, ma gli appuntamenti, gli eventi sono continui, quindi non possiamo essere fedeli ai 15 giorni e spesso ci sentiamo settimanalmente. La serata di stasera, poi vado a presentarvi gli ospiti, è importante perché, come avete visto dalla locandina, sera abbiamo Gianluca Crocetti insieme al professor Alessemanni, che è il presidente della commissione cultura del Civitanova Marche, ed è importante perché sta a dimostrare come Civitanova, oltre ad essere una città molto turistica, ha avuto questo qua incredibile in questi ultimi anni, sta cercando di iniziare un processo di accompagnamento dell'aspetto turistico anche con l'aspetto culturale. Capiremo con il professor Alessemanni e con Crocetti questa sera se questa rinascita anche dal lato culturale di Civitanova riesce ad avere concretezza in nuovi rapporti fra il pubblico e ovviamente l'associazionismo che si occupa di cultura. E solo la persona forse meno qualificata per parlare di questo, se non per passione e per il servizio che cerchiamo di fare con la radio, e quindi passo subito la parola al professor Alessemanni, che ci presenterà anche Gianluca Crocetti. Buonasera Alvise. Buonasera, grazie a Venanzio per ospitarci l'ennesima volta questo venerdì sera. Noi, come ha detto bene il nostro ospite Venanzio, dell'Archeo Club del Centro Studi Civitanova, ci alterniamo circa ogni 15 giorni ormai da qualche mese con l'Archeo Club, costituendo Archeo Club, e con il Centro Studi Monte Cosaresi, per cercare di approfondire tematiche culturali del territorio. Cerchiamo di divulgare, cioè di far sapere al maggior numero di persone, e la radio è uno di questi mezzi, mi sembra, principali per fare ciò, e le nostre storie, le nostre tradizioni, le nostre origini. Oggi abbiamo con noi in studio un personaggio importante, l'amico Gianluca Crocetti, che, come si è già detto, è il presidente della Commissione Cultura del Consiglio Comunale del Comune di Civitanova Marche, e praticamente è stato eletto nelle ultime votazioni dell'estate scorsa ed è il personaggio con cui cercheremo di capire appunto come Civitanova, le istituzioni pubbliche di Civitanova. Allora, abbiamo perso Alvise, il professor Alessemanni, non so dove, se si è reso conto che è accaduto. Ci sei Alvise? Sì, ci sono. Ecco, stavi dicendo, cercheremo di capire insieme come possiamo, e poi è caduta la linea. Niente, è caduto. Allora, Crocetti, allora, possiamo darci del tu? Sì, assolutamente. Innanzitutto ringrazio te Venanzio e il professore Alvise per questi, diciamo, prestigiosi aggettivi nei miei confronti. Ma eccomi, il piccolo inconveniente. È tornato, siamo ancora online Alvise, si stava autopresentando comunque Crocetti, quindi allora, sai, il bello della diretta, no? Non ci fermiamo mai. Certo, bellissima, è una bellissima esperienza. Io ti ringrazio Venanzio, ti do del tu come ci siamo già detti, e ringrazio chiaramente il professor Alvise Magni, che mi sta in qualche maniera sostenendo, anche perché lui è un professore di altissimo livello, quindi per me è solo un prestigio stare vicino a professori storici e studiosi. E niente, come diceva Alvise, sono stato eletto nelle ultime elezioni nelle file di Rinascimento Vittorio Sgarbi. A proposito di rinascita culturale, anche se il mio profilo, devo essere sincero, vengo da un profilo prettamente imprenditoriale, per cui capisco che questo Vittorio ha avuto fiducia in me, questa cosa mi ha lusingato e mi sto formando, educando verso un percorso per me completamente nuovo, che è culturale, non completamente,
sono sincero, perché io da tempo che organizzo eventi musicali, culturali, mostre d'arte di ogni tipo, ma diciamo che nella prettamente in veste politica sono un neofita, per cui ho molto da imparare, quindi mi sto avvicinando a professori, filosofi di ogni tipo, anche a livello nazionale, perché ho fatto anche delle mostre ho comunque collaborato con lo stesso Vittorio con dei filosofi importanti tipo Diego Fusaro o Cesare Catà, che abbiamo e lo stesso chiaramente Albise Magni, che si sta impegnando con, essendo presidente del Centro Studi Civitanovese, sta facendo un grandissimo lavoro culturale di rilancio, perché tanto la cultura non è solo andare a vedere magari un museo o leggere un libro, la cultura è tutto ciò che ci circonda, e dove c'è cultura diciamo c'è bellezza, e dove c'è bellezza c'è ricchezza, proprio questo diciamo il progetto culturale che il nostro movimento, che non è il nostro partito, il progetto culturale di Vittorio Sgarbi è proprio questo, ecco. E poi non mi voglio dilungare, perché però diciamo stiamo puntando i piedi proprio per un rilancio culturale, turistico, perché è strettamente collegato con il territorio e di ogni tipo, avvicinando anche personaggi nazionali e non, perché tanto parliamoci chiaro, diciamo essere stato sostenuto da Vittorio Sgarbi per me è stato semplicemente una grandissima opportunità, ma non per me in prima persona, perché io non ho interessi economici, perché tanto sono presidente della Commissione Cultura e Turismo, quindi non ho nemmeno diciamo uno stipendio, questa è la verità, lo faccio per Civitanova, perché Civitanova diciamo è la città che amo, la città dove sono nato e cresciuto, e da qui ho iniziato il percorso imprenditoriale che adesso sono stato in qualche maniera prestato, che poi probabilmente alla politica, che politica più per rilanciare la mia città, il territorio di Civitanova e tutte le città limitrofi, perché sono strettamente collegati i territori, i borghi sono antichi e bellissimi, come questa sera, proprio prima di venire in questa trasmissione radio web Monteco, siamo stati a questa iniziativa bellissima di cui poi Albise è protagonista insieme a Stefano Cosimi, il generale, che hanno parlato di queste insorgenze francesi, che poi il professor Bagni sarà più bravo a spiegare diciamo la serata che abbiamo avuto questa sera al Deva Arts. La stessa Denise Recchi, presidentessa del Deva Arts, sta facendo, come il presidente del Centro Studi Civitanovesi, un grandissimo lavoro culturale di rilancio. Quindi queste associazioni sono fondamentali, secondo me, per una politica e un'iniziativa intraprendente e brillante per creare sinergie nel territorio. Questo è fondamentale per il rilancio, la rinascita di Civitanova Marche. Ecco, io ringrazio Gianluca, siamo passati appunto adesso alla parte istituzionale dei convenevoli, però volevo entrare nel dunque, se mi permetti, Venanzio. Guarda, io questa sera sono auditore, quindi voi parlate tranquillamente. Benissimo. Allora, io mi permetterò eventualmente di fare qualche domanda. Certamente, sì, sì. Interrompi quando ti ritieni opportuno. Giustamente, oggi sono partiti poco fa di conferenze e spettacoli dedicati all'insorgenza antifrancese nelle Marche alla fine del Settecento, 1796-1799, un argomento non sempre capito o studiato da tutti o conosciuto, e cioè quando arrivarono i francesi, cioè Napoleone, nelle Marche, nello Stato Pontificio, al grido di libertà, uguaglianza, fraternità, però arrivarono anche maggiori tasse e il servizio militare obbligatorio, perché le armate francesi avevano bisogno di uomini da mandare sui vari fronti europei. E allora i marchigiani non si sono subito adeguati a queste novità, più tasse e servizio militare, e allora si sono ribellati. Qualcuno per conto suo ha fatto il brigante, si è messo in campagna e ha fatto l'illegalità per conto suo, con la scusa del servizio militare e renitente alla leva.
altri anche perché l'impero francese era fortemente anticattolico, anticristiano, mentre le Marche d'Italia, eravamo uno stato pontificio, avevano una profonda e diffusa e capillare religiosità popolare cristiana, quindi non ci stavano che i preti venissero incarcerati, fucilati e le chiese distrutte. E quindi unendo queste due cose si è avuto un movimento, una guerriglia, che ha combattuto questi, tra virgolette, liberatori. Ma chi vorrà seguirà i prossimi appuntamenti, ben 15, uno c'è stato oggi e gli altri ci saranno da qui a fine aprile. Invece a Gianluca volevo chiedere, tu sei stato partecipe con noi qualche giorno fa, a febbraio, di un'altra interessantissima conferenza. Parlavamo, ti ricordi, della Sindone con Matteo Parrini? Assolutamente bellissima, guarda, pienissima, veramente... veramente incredibile quell'evento. Sono stato mi sono dovuto preparare perché comunque anche Matteo Parrini è un noto giornalista e studioso, grazie al Vise di avermelo presentato, perché stare vicino a persone di questo calibro culturale per me è solo un prestigio, capito? Sono sincero, Infatti siamo riusciti a portare a Civitanova da Matelica questo studioso che, rovistando letteralmente nell'archivio storico diocesano di Matelica, qui in provincia di Macerata, ha trovato delle carte che raccontano la storia di un prelato monaco di Matelica che alla metà del Cinquecento è stato chiamato per la sua dottrina teologica ed esperto di cose divine a pronunciarsi sulla Sindone, che proprio in quegli anni si stava trasferendo dalla Francia a Torino, la nuova capitale dei Savoia. Siccome eravamo in piena controriforma, Lutero all'inizio del secolo aveva protestato, i cattolici si sono riguardati un attimo perché alcune cose anche nel cattolicesimo non andavano bene ed è nata la controriforma e ci si era posti il problema: la Sindone è una reliquia autentica o no? Già ce lo si poneva 500 anni fa. E questo matelicese è stato chiamato, una commissione di tre esperti, a giudicare l'autenticità della Sindone, e lui ha detto, con alcune dissertazioni molto dotte, che secondo lui la Sindone era una reliquia autentica e bisognava preservarla. E quindi già 500 anni fa, come oggi, le ultimissime analisi a Radio Carbonio 14 hanno riconfermato l'antichità della Sindone. C'erano ben 50 persone alla Cincialegra Civitanova il 22 febbraio, quindi un avvenimento importante, tante persone. Abbiamo visto le immagini su Facebook, perché ricordiamo che le attività che svolgete possono essere anche seguite sui social. Certamente. E voi ne date ampia diffusione poi sui social. Sì, sì. Senti, tutto quello che facciamo è aperto a tutti, poi... sui soci e poi sui social, chiaramente. Alvise, poi da quell'evento così importante e pieno abbiamo conosciuto, grazie, abbiamo approfondito, diciamo, delle conoscenze a riguardo a un prossimo evento, perché con Alvise poi non so se stiamo organizzando un evento importante su Civitanova all'interno di un locale anche molto conosciuto, che farà parte di una serie di eventi anche culinari, che sempre anche l'arte culinaria è sempre diciamo cultura, per cui cerchiamo di stare vicino anche alle attività commerciali, cercando da privati senza scopo di lucro rilanciare anche oltre prettamente lo discorso di cultura, di storia eccetera, anche magari avvicinarsi alla cucina, ai buon vini. In questo caso c'è questa azienda Sbaffi che si dice che è il precursore di Dom Perignon, quindi grazie a quell'evento il professore Alvise, che poi tra l'altro è un parente, se non sbaglio, Alvise di sì. Sbaffi, il dottor Scacchi. Ecco, allora mi ha tolto la parola di bocca, sì, ci sarà un altro evento, dobbiamo ancora definire la data, ma da qui a breve, sicuramente prima di Pasqua, in cui rievocheremo una figura storica fabrianese, quindi nell'anconetano, questo medico a cavallo fra il 500 e il 600, Francesco Scacchi, che sì. Parlava di spumanti italiani, naturalmente, ben oltre 100 anni prima del francese monaco abate Dom Perignon, che è quello che ha lanciato lo champagne in Francia e in tutto il mondo. Diciamo che se parliamo di acqua,
di vino frizzante, come si può definire lo champagne o lo spumante italiano, e sicuramente gli italiani sono venuti prima dei francesi, e che i francesi da 200 anni, appunto da Napoleone, lo stanno pubblicizzando a dovere, hanno 200 anni di marketing di vantaggio rispetto a noi. Ma se riscopriamo questi testi antichi, lo faremo con l'enologo Francesco Sbaffi, appunto di Fabriano, vedremo che questo Francesco Scacchi parla di spumante all'inizio del 600, quindi quasi cent'anni, circa 100 anni prima di Dom Perignon, e sarà un evento quindi gastronomico, enologico e culturale, insieme a Gianluca e tratteremo. Ma vorrei dirti un'altra cosa, Gianluca, è vero che adesso con questo nuovo periodico 22 che è nato alla fine del 2022, appunto, tu hai una pagina fissa come presidente della Commissione Cultura? Uno spazio culturale di tutte le attività che, diciamo, che io svolgo per quanto riguarda il rilancio culturale e turistico, sì. Quindi le persone ci potranno seguirlo in questa rivista periodico 21 di Giovanni Ciacchi? Assolutamente, chiaro, mi devo mettere lì a scrivere l'articolo, poi chiaramente tutto quello che io faccio le persone lo possono visitare nel periodico 22 di Giovanni Ciacchi. E anche questo evento, se Venanzio, che sono onorato di stare qui con Radio Web Monteco, che questa sera mi ha ospitato, io potrei, se Venanzio è d'accordo, fare un articolo che per cui è sempre per vivacizzare il territorio, anche se mi sembra che la radio è di Montecosaro, però siamo vicini, siamo diciamo tra Civitanova e Montecosaro, ci sono stati sempre ottimi rapporti, per cui... Guarda, Radio Monteco Web è molto sensibile a Civitanova, tant'è che quando con la vecchia trasmissione che facevamo con i sindaci, il secondo sindaco dopo quello di Montecosaro abbiamo intervistato era proprio Ciarapica, e poi c'è questa collaborazione con il Centro Studi Civitanovese e l'Archeoclub di Civitanova che testimonia che siamo, si chiama Radio Monteco Web, ma siamo sensibili anche a Civitanova e cosa ci circonda, perché è bello creare sinergie, capito? Civitanova e Montecosaro erano uniti dall'antico ducato dei duchi, esatto. Cesarini, poi Sforza Cesarini. Ce l'ha insegnato Alvise, Alvise ci insegna, perché Alvise è importante diciamo, il discorso storico, vedi, stare vicino a un professore magari è importante, incontro, diciamo, l'incarico politico, no? Che è prettamente culturale, non è prettamente culturale, perché io provengo faccio l'imprenditore, quindi politicamente un professore come Alvise o altri filosofi, saggisti, studiosi aiutano anche la persona che ha l'incarico a in qualche maniera, no, a svolgere un compito talvolta anche difficile, capito? Perché comunque è importante avere persone come Alvise che è un professore che fa tutto il giorno, studia e si informa, è molto importante questo, secondo me, anche nella politica bisogna avere persone a fianco con esperienza del proprio lavoro e comunque capacità particolari, no? Permettimi, Gianluca, di sottolineare che in questi casi quello che fa il Vise col Centro Studi, come succede per gli Ommi, Quattrini, eccetera, eccetera, a Montecosaro, è la memoria storica che loro portano e rendono ancora viva. Certo. Perché la memoria storica è importante per avere le basi per creare il futuro. E quindi quello che state cercando di fare adesso a Civitanova, con te che sei presidente della commissione, di riallacciare questi rapporti con le associazioni, secondo me è importante, perché anche un aspetto turistico, se non ha una base anche culturale dietro, rischia di esaurirsi nel tempo, perché una volta dato il divertimento, una volta dato Venanzio, i contenuti sono importanti, ragione. Ecco, pronto, dimmi Gianluca, parla. No, dicevo, Venanzio, hai perfettamente ragione, bisogna dare dei contenuti anche all'attività turistica, perché anche oggi il turista è attento. Io per lavoro faccio l'imprenditore legato al turismo, quindi viaggio, vado in tantissime città italiane, quasi tutta Italia, diciamo, perché comunque sono collegato alla ricettività. Quindi, no, diciamo, è vero che
la cultura è importante, il turismo è importante, sono diciamo molti, sono devono viaggiare parallelamente, perché tu fai un evento turistico, ma bisogna indirizzarlo con dei contenuti alti, perché adesso proprio domenica faremo adesso per esempio un evento chiamato Albe Musicali, finanziato da nessuno, perché lo facciamo noi privati, io come presidente della Commissione Cultura, quindi non ci sono soldi. Magari uno dice, uno utilizza soldi comunali, a zero euro di rilancio, a volte bastano le idee con dei contenuti senza spendere soldi. Dopo certo le amministrazioni devono essere attente a spendere i soldi su eventi importanti, come per quanto mi riguarda, chiaro, io provengo da un filone di centrodestra che dice no, secondo me io innanzitutto porto anche i saluti del sindaco Ciarapica e della tutta l'amministrazione a voi tutti. Secondo me stanno Grazie. Facendo un gran lavoro. Chiaro che bisogna fare sempre di più a livello comunale e politico, però l'impegno, la passione, vedo dei vari assessori, l'impegno c'è. Chiaramente io vengo da un profilo imprenditoriale, oggi hai un problema in un'impresa, in 10 minuti devi risolverlo, perché se no non riesci a pagare magari una bolletta o un dipendente. Con la politica, con la pubblica amministrazione, mi rendo conto, sono stato catapultato in questo mondo, diciamo virtuale, che è completamente diverso. Quindi tu ti trovi, devi risolvere un problema in virtù delle varie opposizioni e delle minoranze, in virtù delle stesse maggioranze. A volte le lungaggini della politica sono abissali, nel senso, cioè, sono delle lungaggini particolari che non riesce a risolvere un problema immediatamente, pur essendo semplice, perché magari uno pensa, no, dice io devo fare questa cosa qua, e poi ci sono questa burocrazia che tante volte non dipende nemmeno dalla politica stessa, dipende magari dagli emendamenti, dalle leggi che io a volte non sono a conoscenza, perché tu ci sono un milione di leggi, però purtroppo ci sbatti, te lo dico in termini proprio molto popolari, ci sbatti il muso, tanto questa è la verità e dei fatti, ci sono dei problemi che partono da anni e anni e anni di problematiche che conosciamo, ecco. Adesso, tante volte uno in generale parlo, non è l'esperienza, anche io stesso, ma uno se la prende con una determinata forza politica, dice perché invece è che proprio il sistema che è duro, è complesso, è complicato, questa burocrazia che ti farraginoso e ingessato, direi a volte, ecco, bravissimo, adesso non mi vengono le parole perché magari sono anche un po' emozionato, visto che mi comunque è un'intervista nuova, quindi bravo, hai detto le parole giuste. Allora intervengo io. A me piace Gianluca, ci conosciamo non da molto tempo, perché è una persona umile, appunto ha molte competenze magari in un altro settore, e dove non è competente lo dice, lo palesa, e ha voglia di imparare. Quindi non bisogna sapere tutto, ma bisogna mettersi nell'ottica, se si ricopre un certo ruolo come in questo caso istituzionale, di imparare. Allora adesso faccio un attimo l'avvocato del diavolo, faccio in chiusura magari una domanda un pochino, dato che hai tirato fuori le indagini della burocrazia del comune o di tutte le istituzioni che a volte appunto non danno subito le risposte. Per rilanciare Civitanova culturalmente e turisticamente si parla tanto di resuscitare la rivoluzione storica medievale a Civitanova Alta, che dovrebbe tenersi con questa nuova edizione chiamata edizione zero nel luglio, a metà luglio di quest'anno. A che punto siamo? Perché le associazioni culturali locali di Civitanova hanno fatto una domanda ormai a fine gennaio. Il comune, che risposta? Tu sai qualcosa? Ci puoi aggiornare? Allora, professore, io ho visto subito da parte dell'amministrazione un grandissimo interesse, grandissimo. Ne ho sentito parlare più volte, sono stato anche in diverse riunioni, e poi la prima in particolare ho visto anche un interesse un po' di tutta la politica in generale. E quello che credo, adesso io avrò un appuntamento per parlare di questa questione proprio il prossimo lunedì con l'assessore preposto, che in questo caso è Fabrizio, e poi ti darò magari tanto
infatti ci sentiamo molto spessissimo, credo lo stesso lunedì sera, posso in qualche maniera darti delle risposte esaurienti. Quindi anche abbiamo perché... uno scoop, l'amministrazione si impegna a dare una risposta, questa è una cosa non da poco, Alvise. Sì, anche perché appunto si sente la mancanza di questa rievocazione storica che molti anni fa si chiamava Lo Battagliò, era andata avanti per qualche edizione, poi purtroppo si era arenata e quindi si era chiusa come esperienza. Noi stiamo cercando con le stesse persone, gli stessi gruppi e anche altri, c'è la Proloco, c'è l'Archeoclub, c'è il Centro Studi, c'è Sted, Sentinelle del Mattino, c'è Ferreo Core, c'è la Società Operaia e qualcuno mi sarà sicuramente Deva Ars, qualcuno me lo sto dimenticando. Siamo tutti uniti a chiudere un'altra per far rilanciare questa rievocazione storica che si ambienterà a fine 200, inizio 300. Si chiamerà Lo Gran Guasto dell'Oporto, perché nel 1290 i Fermani, gelosi del porto di Civitanova, insieme ai loro alleati, distruggono per una settimana tutto il porto di Civitanova, distruggono le campagne, i mulini, le fortificazioni, la città di Civitanova resiste dentro le mura e ci vorranno anni per poter risorgere da questo guasto, vuol dire distruzione, raid bellicoso che distrugge i raccolti e le infrastrutture, ma Civitanova risorgerà, quindi noi abbiamo ambientato questa rievocazione negli immediati anni dopo lo gran guasto dell'Oporto. Quindi anche questo porterà un vantaggio sicuramente turistico e culturale di rilancio, ce lo auguriamo tutti di poterla portare avanti, un po' come quella di Sant'Elpidio a Mare, la Contesa del Secchio, che porta veramente benefici alla città in generale. Spero adesso lunedì ti darò delle informazioni abbastanza certe, perché tanto, come capirai, quando da poco hanno chiuso il bilancio, per cui si sta lavorando proprio per questo, perché anche l'assessore della cultura, in questo caso il sindaco, si sta impegnando molto, lo vedo molto attivo adesso. Anche ho visto proprio ieri che era la conferenza, o ieri o l'altro ieri, non ricordo, con Stefano Cosimi, tutte le attività culturali che prende molto in considerazione. Adesso questo, l'impegno c'è e i buoni propositi ci sono. Bisogna lavorare, bisogna sempre far meglio e questo è il punto di partenza per tutti i lavori, ecco. Benissimo, quindi allora mi sembra ci facciamo, che... ci facciamo un nodo, come succede in questi casi, per ricordarcelo. E poi dopo vedremo di sapere com'è andata allora. E magari ne parleremo anche qui, quando sarà ufficiale la ripresa di questa tradizione, di questa rievocazione storica, ne potremo parlare anche qua in radio certamente. E parlare ancora più ampio. Quindi come vedi, per concludere, penso che siamo tutti d'accordo, Gianluca Crocetti e tu Venanzio, è che la sinergia, la collaborazione, il pensare e agire insieme fra amministrazione comunale e i vari o anche altri enti locali presenti sul territorio e la base, i cittadini che di solito si aggregano in associazioni di volontariato culturale non, è la formula vincente per unire le forze e ottenere risultati sempre migliori. Assolutamente. La giusta conclusione di questa chiacchierata fra amici direi. Io vi ringrazio perché ne avete voluto parlare in pubblico qui in radio e poi ricordo che la trasmissione, per chi non l'avesse ascoltata in diretta, può essere ascoltata in podcast sia sul nostro canale Spreaker che su YouTube forse è quello che permette una circolazione maggiore perché è più conosciuto, più fruibile, però noi siamo qua. Ovviamente Crocetti, noi siamo disposti per qualsiasi attività a darvi voce, a darvi spazio. Alvise, ormai praticamente è diventato insieme a Iomi cofondatore di Radio Monteco Web. Resident Alvise. È stato ospite delle prime ore, Alvise, ti ricordi Alvise? Sì, mi ricordo, abbiamo quasi debuttato. Quasi all'inizio è iniziato come ospite della trasmissione che prima facevo tutte le sere, adesso la ricomincerò da metà marzo, che si chiama Voci la Notte. Quella volta eri tu il protagonista, Alvise, poi iniziato invece a fare altri amici per arricchire, esatto,
offerta, il palinsesto, come si dice. Esatto, esatto. Benissimo. Quindi io volevo fare, ringrazio. Volevo fare i complimenti a Venanzio, perché che sta portando avanti questo canale web, che comunque non è da poco, anche perché è una porta delle notizie del territorio di tutti i tipi. Quindi quando si parla di Civitanova, Monte Cosa, tutte le marche, la regione in generale, è sempre positivo per tutte le realtà, diciamo, private e le attività commerciali. Quindi sei una persona intraprendente, per cui bisogna dare atto e il giusto prestigio a quello che fai. Quindi complimenti, e spero che andrai sempre avanti e a fare sempre di più, e questo è un buon auspicio per il futuro. Sarà di buon auspicio. Ti ringrazio, e siccome io sto quasi tutti i giorni a Civitanova per lavoro, se passi qui davanti, dopo quello che hai detto, ti offro un bel caffè, andiamo qua al bar qua vicino, ci prendiamo un caffè insieme. Vi vedo bloccati, congelati. No, io ci sono, pronto. E forse c'è Gianluca, c'è un problema. Sì, è Gianluca forse. Ecco. Allora, eravamo in chiusura comunque, questi sono il bello della diretta, sì. Dopo mezz'ora scadiamo, quindi va bene. No, mi dispiace che è caduto proprio quando gli offrivo il caffè, capito? È il famoso caffè sospeso di Napoli. Tu l'hai offerto, chi verrà? Speriamo Gianluca se ne godrà. Sarà stato sicuramente un problema tecnico, ma come dici tu, il bello della diretta, e per par condicio, è iniziato una volta con me all'inizio della trasmissione e una volta con lui alla fine. Va bene. Ci sentiamo. Grazie Alvise. Alla prossima, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Buonanotte, ciao. Amici di Radio Monteco Web. Buonanotte. E al prossimo appuntamento. Ciao a tutti, buonanotte. Grazie. Radio Monteco Web.